mal di pancia, sai, arriva lento. Succede quando un giudice ti chiama: Silvio mi sa che ha fatto ormai il suo tempo e io mi vendo l'anima. Montecitorio 1, Montecitorio 1, ingresso camera. Caronte 1, Montecitorio in un secondo, Montecitorio. Ricevuto comunico. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, dove la porto? Guardi, non lo so, a me basta uscire da Forza Italia. Come la capisco. Tranquillo, la porto io. Bene, dove? Al PD, vita alloggio in un posto di maggioranza. Sa usare Twitter? Eh sì, certo. Può far carriera, sa, cercano personale. Sì, ma guardi che io ho qualche problema di coscienza. Aia! No, se è un problema di coscienza non lo voglio sul mio taxi. L'hai visto il cartello? Io non carico cani, 5 stelle e coscienze. Sì, ma passare così dalla destra alla sinistra mi sembra un po'... Sinistra? Ma che sinistra? La sinistra l'hanno mandata a puttane in un batter d'occhio. Se il PD è di sinistra, io sono Alonso. Sì, ma scusi, ma quanto mi costa a me? No, non tanto. Magari deve votare per dei ricchioni. Ma loro in cambio hanno portato la soglia per il contante da 1.000 a 3.000 euro. Ed è buono. Mi hanno promesso che renderanno edificabili le spiagge della Sardegna. Siamo arrivati. Ma mi scusi, ma mi lascia sul retro? Certo, lei entra dal retro così non si vergogna nessuno. Buona giornata, arrivederci. Grazie, arrivederci, stia arrivederci bene. Verdini, arrivederci. Benissimo, arrivederci, stia bene. Matteo, ti ho portato un altro, con questo fa 8. Sì, tranquillo, in giornata ripasso di sicuro. Ciao, bello. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, guardi, io sono un indagato del PDL. Batti 5. Sì, ma il fatto è che io sono devoluso dalla rivoluzione liberale che ci ha promesso Silvio. Lei dice tipo mettere i suoi uomini alla RAI? Sì. Attaccare i sindacati? Sì. Abolire l'articolo 18? Esatto, ma io adesso cosa faccio? La porto al PD, si troverà bene. Ma perché Renzi riesce a fare tutto questo? Tenga conto che Berlusconi ci aveva un'opposizione, i cagacazzi del popolo viola, la Repubblica. L'unica opposizione che c'è a Renzi è un oste di Firenze che gliela mena con due scontrini. Siamo arrivati! Berdini, grazie, veramente lei mi ha salvato la vita, ma grazie. Ma che, mi raccomando, voti per i culattoni, così poi ci fanno fare il ponte sullo stretto. Quello tra l'Elba e Genova e quello tra Cagliari e Venezia, ha detto anche la tangenziale del Mediterraneo. Va bene, grazie Berdini. Ciao, grazie, arrivederci caro. Palazzo Madama, Palazzo Madama, passeggeri in attesa. Caronte 1, arrivo in 2 secondi. 1 e 2. Buonasera, buonasera, ho visto che lei è un bravissimo tassista, con tanto lavoro, mi porterebbe mica nel PD. Dai Silvio, smettila, su. No, guardi, io sono Milvio Bernasconi. Sì, e io sono Che Guevara, dai, spiegati, su Silvio, non prendi il coglione. Sfigurerei così tanto io nel PD? Ti prego. Ti prego, portami anche a me. Smetti. Io, guarda, passo le serate a raccontare barzellette a Brunetta, che tra l'altro non mi ricordo i finali, e lui ride lo stesso. Ti prego. Una tristezza, ti prego. Non cercare di commuovermi, Silvio, perché tanto non ti porto, capito? Non mi porti? No, non ti porto. È la tua ultima parola? È la mia ultima parola. Mi puoi portare almeno in farmacia? Perché in farmacia? Uscita una nuova pomata, l'hai letto? Te lo fa diventare un Toblerone. Silvio, per favore, scendi di corsa, via. Finito il turno? No, sei tu che sei a fine corsa. Aia, mi hai fatto male con questa tua ultima frase. Sì, lo so. Che botta, l'ho sentita, ma finisce così lo sketch? Sì. Gran finale, perché è un gran finale, un po' amaro, Perché, come l'avresti chiuso? Ma io di mio col Toblerone. Dai, scendi, ti prego, scendo forza, vai via. Immediatamente, vado. Come son bravo io a seguire il vento, a ritrovarmi sempre in maggioranza, e centrodestra ormai si sa se spento, non c'è più un'anima. Grazie ad Andrea Zalone, alla Silvano Belfiore Band, a Nazareno e a Gargiulo, venite.